Ma sarebbe bentrovati in questa terza edizione del Tg6. I sindacati di CGL, CISL, WILL e UGL chiedono alla Regione risposte certe sulla ricollocazione dei lavoratori in esubero delle province che in Abruzzo sono oltre 1200. Si parla di province, di quello che ne sarà dei lavoratori delle province abruzzesi. Sindacati uniti in questo caso più che mai per parlare proprio del problema occupazione. Assolutamente in questo momento CGL, Cisla Will e UGL sono compatti a rivendicare la necessità di arrivare nel più breve tempo possibile, entro il 31 di ottobre, alla definizione della ricollocazione del personale, delle, eh, delle funzioni da residui da rimandare alla provincia e ciò che la regione deve prendere per sé. È un fatto che ormai non possiamo più procrastinare. Entro il 31 ottobre eh, la Regione deve decidere assolutamente. La situazione è drammatica. Innanzitutto i servizi che venivano erogati alle province oggi stanno soffrendo, non, spesso non vengono svolti. Pensiamo alla manutenzione delle, eh, delle, delle, delle strade, alla manutenzione delle scuole, ai servizi sociali. Questo dipende sia da una legge scellerata, la legge 56 del Rio, ma anche da una incapacità della Regione Abruzzo di programmare l'allocazione delle, delle funzioni. Cosa ne sarà di questi lavoratori in esubero delle province e quale può essere la loro eh, ricollocazione? Per noi sarebbe molto più comodo eh, ricollocarli in regione, però c'è la possibilità che entro il 31-12 qualcuno possa essere collocato ai comuni dove eh, c'è la necessità, perché la regione ha chiesto la disponibilità ai comuni dove ci sono i posti di poter inserirli in, quelli, in quella situazione. Ancora la pagina sindacale in scena, questa mattina in tutta Italia la protesta di CGL Cisle Will davanti alle prefetture, anche a Teramo è stata grande partecipazione al sit-in contro la legge Fornero, la disoccupazione e per la salvaguardia dei lavoratori esodati. Modificare da subito alcune storture del sistema previdenziale a cominciare dalla legge Fornero sulle pensioni. CGL e Cisle Will tornano in strada per la protesta con questo sit-in davanti alla prefettura di Teramo. Sì, l'intenzione è quella di richiamare l'attenzione del Governo su questo problema del blocco delle pensioni e che deve, deve servire a ricreare le condizioni anche per, sia per l'accesso al pensionamento ma liberare anche i posti di lavoro per i giovani. Non scordiamo che siamo sopra al 42% il tasso di disoccupazione giovanile. Noi riteniamo che la riforma Fornero ha contribuito molto a creare una situazione di questo tipo. Il sito di oggi chiede anche il ripristino dell'opzione donna. Sì, perché l'opzione donna scade al 31 dicembre di quest'anno ed è una cosa incomprensibile perché lì chi fa questa scelta lo fa pagando un durissimo prezzo. Quindi non si capisce, quando loro parlano comunque bisogna tenere i conti in regola e in questo caso parliamo di accesso a un sistema di pensione, quello dell'opzione donna, che ha un, un taglio di circa il 25-30%, quindi è pagato ampiamente dal, dal lavoratore e la lavoratrice che decide di andare in pensione. Quindi non si capisce perché non si può prevedere anche per il futuro di mantenerlo ancora in vita. E poi c'è il problema degli esodati che sta ancora lì, oramai da anni, lasciando migliaia di lavoratori nell'incertezza più totale. Se va avanti con delle norme di salvaguardia, adesso dovremmo essere alla settima e non si affronta radicalmente questo problema. Cambiamo pagina, singolare protesta questa mattina a Pescara per Gabriele Paolini che ha fatto un bagno nella fontana di Piazza Italia per protestare contro l'inquinamento dell'acqua. Un tuffo nella fontana di Piazza Italia davanti al comune e alla prefettura di Pescara e un sorso d'acqua dal rubinetto. Show questa mattina nel capoluogo Adriatico del noto disturbatore dei giornalisti televisivi italiani Gabriele Paolini che si è presentato davanti la piazza del comune per protestare contro l'acqua inquinata. All'arrivo della polizia municipale Paolini ha avuto un diverbio con l'ufficiale che gli voleva impedire di bere l'acqua che in quella fontana non è potabile. se eh, non la può bere. No. No. Lei non può. No, 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 no. Ma non è un No, 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 di fare, no, lei, eh. lei non lo può fare. Sì, tolga la bottiglia, le... tolga la bottiglia. Guarda, a me non me ne senta niente. Tolga la bottiglia. Il tutto si è rapidamente risolto con una stretta di mano e dopo una telefonata di chiarimento al comando. In Piazza Italia si sono rapidamente radunati tanti curiosi attirati dal personaggio non nuovo a gesti singolari ed eccentrici. E ora la politica, il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, torna a porre l'accento sulla, a suo dire, errata politica regionale e sanitaria che andrebbe a penalizzare il Pescarese e in particolare gli ospedali di Popoli e Penne. Lorenzo Sospiri, problematiche della sanità in vista del Consiglio regionale di domani e voi continuate a bacchettare pesantemente la maggioranza di governo proprio su questi temi così sensibili. Intanto domani ci sarà un consiglio regionale dove cercheremo di, di, di stanare le previsioni tenute tutte nascoste dell'esecutivo d'Alfonso Paoluccio e del PD. Dalle confessioni che emergono tra giornali e audizioni in commissione è chiaro che la provincia di Pescara, che parte in questo ragionamento con tre presidi ospedalieri, Pescara, Penne e Popoli, se passassero le intenzioni dell'assessore si ritroverebbe solo con l'ospedale di Pescara, con un bacino di 350.000 abitanti circa della provincia, più ciò che eh, convergerebbe, pensiamo solo al pronto soccorso di Pescara, da Penne Popoli, Ortona ed Atri. Quindi si sta disegnando di fatto la distruzione, l'implosione della... Provincia di Pescara. A questo punto, quali possibilità ci sono affinché i due presidi di Popoli e Penne possano continuare a vivere? A me pare assolutamente semplice che in un territorio che ha 350.000 abitanti, visto che il decreto Lorenzini si basa su bacini di utenza da 80 a 150.000 abitanti, possono esistere tranquillamente due presidi, Penne e Pescara, mentre Popoli, che è il centro regionale di riabilitazione, deve essere finalmente potenziato in questa sua vocazione e costruire eh, una organizzazione sanitaria insieme con il presidio di Sulmona e di Castel di Sangro. Ed ora all'Aquila, dove ci sono delle fibrillazioni politiche, oggi l'intervento del Partito Democratico che si è mostrato compatto intorno alla figura del primo cittadino Massimo Cialente, anche se, stando alle parole dei vertici del PD Aquilano, la fiducia nei confronti del sindaco non è stata mai messa in discussione. Il PD Aquilano fa quadrato attorno al sindaco Massimo Cialente. Dopo settimane convulse, scandite dalle proteste dei precari, inchieste giudiziarie che hanno coinvolto dirigenti di primo piano del comune, e comunicati in cui una parte del partito esprimeva sostegno al primo cittadino facendo intendere che una parte rimasse contro. I democrati si ricompattano. Il Partito Democratico, nonostante le divisioni, gli alterchi, le, le incomprensioni che ci sono state nei giorni passati, comunque è uniti e vogliamo esprimere, io l'ho fatto nei giorni passati, la solidarietà eh, principale ai miei colleghi, che, è quelle che sono le vittime diciamo, di, di questi momenti, i miei colleghi di lavoro che sono i precari eh, de, del Comune dell'Aquila. Dovendo governare, dovendo governare situazioni complesse, soprattutto come quelle dell'Aquila, eh, e credo, insomma, cercando di farlo in un modo serio, cioè affrontando i problemi e cercando le soluzioni, spesso ci capita anche di, di discutere tra di noi e di avere opinioni diverse. In questo caso non sono state opinioni diverse sulla necessità assoluta, tuttora aperta, che la piena funzionalità della ricostruzione e quindi la piena operatività del Comune sulla ricostruzione fosse garantita e per fare questo c'è bisogno di tutta la forza lavoro che c'era prima e io dico possibilmente di quelli che c'erano prima perché hanno dimostrato di saper fare le cose. E il problema sul quale abbiamo provato a discutere insieme era qual era la strada per arrivare a questo risultato. Nessuna spaccatura insomma, solo un errore di comunicazione? Questa è la versione ufficiale, anzi, secondo il primo cittadino a immaginare una divisione che non esiste qualcuno c'è: i media. Sindaco, oggi il partito è qui per manifestare l'unità e il sostegno nei suoi confronti, ma qualcuno questa unità e questo sostegno l'aveva messo in discussione? Sì, la stampa. Eh, purtroppo noi. E siamo esposti come tutta ormai la società italiana ma non solo alle interpretazioni dei, dei giornali alle interpretazioni della stampa, a stranissime trasversalità della, della stampa che rimbalza da spazio a siti ormai morti, cioè questo è normale e poi bisogna aumentare un po' le notizie ed ora a Teramo, dopo le polemiche divampate sui ritardi per la riapertura della piscina comunale e sul costo dei lavori di manutenzione, il sindaco Maurizio Brucchi ha effettuato stamani un sopralluogo presso l'impianto dell'acqua viva chiarendo entrambi gli aspetti. Sarà approvato oggi il bando per la gestione della piscina comunale, intanto i lavori sono in atto e si concluderanno entro i primi di novembre e quindi la piscina riaprirà, ce la faremo. E ci proviamo, il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di riaprire per i primi di novembre i lavori vanno avanti, verifica degli impianti elettrici di tutti gli impianti, verifica insomma, di tutta una serie di aspetti eh, di attività di manutenzione per la riapertura della piscina. Abbiamo presentato anche la, la, la richiesta ai vigili del Fuoco così come prevede la norma e quindi insomma, la piscina riaprirà eh, in tutta sicurezza. La gestione sarà di un anno rinnovabile al secondo eh, perché. Project, I tempi del progetto sono tempi sempre incerti e quindi mentre riapre la piscina con una gestione a tempo va avanti il project financing per il, diciamo, il recupero generale e questo nuovo progetto per la nuova piscina. Sono tanti fruitori di questo impianto, oltre 700, quindi non si possono lasciare 700 persone a piedi, preferiscono stare nell'acqua, anche perché gli impianti ci sono a Teramo, qualche altro impianto c'è però non riesce ad assorbire. Il, il numero di, diciamo, di, di fruitori della piscina comunale. Il costo di queste manutenzioni? No, in circa, sono circa 70.000 euro mm, omnicomprensivo, ma ripeto, sono soldi ben spesi. Nelle more poi che ci sia una, un, un nuovo, diciamo, come dire, eh, che il project designi un, un, un nuovo gestore che metta a posto eh, e faccia dei lavori più importanti per la piscina. Come sempre, le polemiche sui costi da parte del Partito Democratico perché usarli qui e non per altro sulle strade? Ma risponde. Ma guardi, sono polemiche sterili. Questa è attività di manutenzione, manutenzione: la nostra manutenzione è la manutenzione delle strade, delle scuole, degli impianti sportivi e manutenzione del, della, della pubblica illuminazione. Quindi, era necessario farla. Sempre a Teramo dove il consigliere regionale dell'NCD Giorgio D'Ignazio è intervenuto sollecitando il primo cittadino a ricreare lo spirito di squadra in seno al centrodestra, quello spirito di squadra che era presente fino a poco tempo fa ma che sembra essersi perso. Una volta eravamo una squadra, adesso invece non lo siamo più. Così il consigliere regionale del nuovo centrodestra, ex assessore della Giunta Comunale, Giorgio D'Ignazio, interviene sulla questione politica teramana. Quello che manca oggi alla città di Teramo, al sindaco di Teramo, è quella squadra coglione che va dal momento ludico ai problemi seri da affrontare insieme. Si è perso questo. Una volta io ricordo. E noi ci incontravamo, parlavamo sempre, eravamo comunque e ascoltavamo e coinvolgevamo anche chi era al di sopra di noi rispetto a come ente. Eh, come Ente diciamo, quindi provincia, Regione, parlamentari erano sempre presenti. Oggi si è persa questa, è persa questa cosa, dobbiamo recuperare questo ruolo tutti insieme perché tutti insieme dobbiamo essere squadra, in una squadra dove ci deve essere un terzino e un attaccante, un centrocampista e un portiere, se no non si va da nessuna parte, non si va veramente da nessuna parte. La figura Luca Antoni Campana come la vede? No, io non per l'amore di Dio, a parte che me la Luca Antoni è molto simpatica perché è attaccatissima, quindi quando è, la, viene a sfide. Ma è anche è... vero che ha sentito delle polemiche in città. Sì, ma non ne voglio entrare in questo. Questo è un ruolo che deve fare il sindaco. Il sindaco deve fare il suo ruolo di sindaco e va lasciato fare. Nelle altre scelte, se vuole poi essere sostenuto, aiutato, eh, deve assolutamente coinvolgere eh, tutti gli attori che possono dargli una mano. Quindi, secondo lei, la situazione interna che si è perso questo spirito di squadra non deriva anche da, o potrebbe derivare anche da questa eh, situazione di non condivisione nelle scelte? Potrebbe essere, adesso io però credo che tutti possiamo sbagliare. Nel momento in cui l'errore viene condiviso, viene aiutato, viene capito, si risolve. Se no eh, molte volte ci troviamo di fronte a situazioni già fatte già, eh, e che poi diventano difficili da sostenere perché non ne conosciamo le ragioni. Questo non accade, c'è il silenzio. C'è il silenzio, non, non se ne conoscono le ragioni. Sì. Gli studenti Aquilani hanno dato vita oggi all'occupazione degli istituti scolastici superiori della città. Proteste contro il Premier Renzi. Studenti in protesta da oggi sino a data da destinarsi contro la riforma del governo Renzi, la buona scuola. Vogliono trasformare le scuole in aziende, dicono gli studenti, e noi non ci stiamo. Scuole occupate allora all'Aquila e tante assemblee per fare proposte. Manuel Lancia è il rappresentante della consulta degli studenti, questa mattina avete deciso di occupare il vostro istituto. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto poi a fare questa protesta molto partecipata perché vediamo insomma tantissimi studenti. Guarda questa è una protesta che non riguarda il nostro istituto, bensì siamo messi d'accordo con tutti gli istituti, sia il Polo di Colle Sapone sia del, del Codugno. Eh, riguarda principalmente siamo contrimoti e la buona scuola. E noi Ovviamente sappiamo che non possiamo più diciamo, negare questa buona scuola, ma vogliamo provare a proporre delle alternative. Diciamo. Al termine delle occupazioni, gli studenti degli istituti scolastici cittadini nei giorni prossimi invaderanno la città con un corteo studentesco pacifico e colorato. Pescara ha il settimo porto per sostenibilità ambientale. Il riconoscimento alla Marina di Pescara è stato ufficializzato questa mattina dal consorzio COBAT. La campagna di sensibilizzazione Cobalt e il mare 2014 ha portato a Pescara un importante riconoscimento. Il suo porto turistico si è infatti classificato settimo su 136 porti italiani in termini di sostenibilità. L'iniziativa curata per il settore scientifico dalle università di Genova e Barcellona ha preso in considerazione i diversi parametri verdi, tra cui l'uso di energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti e quella delle acque reflue, l'utilizzo all'interno del Marina di auto elettriche per gli spostamenti e tanto altro ancora. Sulla seconda edizione abbiamo intenzione di lanciare la guida dei porti sostenibile. Con tutta una serie di informazioni daremo ai porti le stelle blu come se fosse una guida Michelin, in collaborazione con il Gambero Rosso che curerà tutta la parte di cosa c'è attorno a un porto, dai cibi, i vini, l'archeologia. Quindi la guida sarà una parte dedicata alla sostenibilità dei porti e una parte dedicata a, allo svago. Soddisfatto del premio ricevuto, il presidente del Marina di Pescara, Riccardo Colazzilli. E noi siamo molto soddisfatti di questo, di questo riconoscimento che ci fa questo consorzio per la virtualità del porto, e ci tengo a precisare che è stata una cosa a sorpresa, non è che ci siamo preparati, perciò questo, questo premio secondo me è, mo, è totalmente eh, diciamo, meritato. Una festa del mare, ma anche una grande opportunità per la regione Abruzzo, che alla 47 barcolana di Trieste ha allestito un villaggio di 2.000 metri quadrati sul canale. Ponte Rosso mettendo in mostra tutte le sue eccellenze. Anche il bilancio prettamente sportivo della manifestazione è stato buono per la nostra regione. Le cinque imbarcazioni abruzzesi tra le 1681 iscritte in gara hanno brillato nelle classifiche generali e in quelle delle varie categorie. Si è conclusa la 47 edizione della Barcolana di Trieste. La pioggia delle prime ore del mattino ha lasciato spazio ad una giornata di bel tempo. Il colpo di cannone è stato sparato alle 12.30, posticipato di due ore per attendere il miglioramento meteo. Alla partenza 2.000 imbarcazioni. I primi ad arrivare hanno impiegato meno di 90 minuti a celebrare il loro arrivo al traguardo. Centinaia di migliaia di spettatori. Ma è stata una, una regata molto aperta fino alla fine questo nuovo format dell'arrivo davanti qui, ha sicuramente creato delle problematiche in più, delle scelte diverse. È uno spettacolo sicuramente grande perché se guardate indietro adesso si vede all'arrivo le barche che arrivano con queste vele grosse che hanno dei bei problemi a tirarle via in tempo per non andare contro il molo, quindi sicuramente è uno spettacolo. Dodicesimo nella classifica generale primo nella categoria crociere c'è Mauro Perlaschie che festeggia a bordo con il suo equipaggio. E, finalmente un po' di vento, non come ieri che era troppo ma difficile perché sicuramente in partenza abbiamo rischiato, c'erano delle raffiche fortissime quindi gestire i maxi che partono a 10 e 15 nodi di velocità non è stato facile, ce l'abbiamo fatta e, e la regata poi Dopo la partenza è stata anche tutto sommato semplice, eh, bella finalmente. Eh, insomma, ha, pre ha premiato tutti quelli che sono rimasti qui, in quelle condizioni purtroppo eh, così di vento forte di ieri, e finalmente abbiamo avuto una giornata eh, bella. classifica c'è cioè qualche, qualche novità, nel senso qualche sorpresa? Eh sì, finalmente è andato via il mostro che vinceva sempre perché era una barca troppo superiore alle altre. Eh, c'è stata più, di, più più bagarre, eh, insomma, una bella lotta. Poi ha, ha vinto Robertissima, meritatamente, quindi è stata anche da questo punto di vista una, una barcollana migliore. Per gli Abruzzesi, trentesimo nella classifica generale e primo della Categoria 1 c'è cioè Duvetica. Devo dire che c'era un via vai, un traffico bestiale, però fortunatamente con la barca veloce siamo riusciti immediatamente a staccare quasi tutti e abbiamo virato la prima boa insieme a Mauro Pelaschier, Our Dream e altre barche. Abbiamo praticamente fatto una regata impeccabile: tranne un piccolo neo in partenza per via di un paio di croceristi che ci hanno tagliato. E poi da lì è stato un trionfo: trentesimo posto assoluto. Per me non è una novità, però sono felicissimo. Ma quel che conta è che ho vinto la mia prima barcolana e vai! Il bilancio della barcolana fin qui com'è? Beh, devo dire anche ieri con la Bora è stato. I visitatori più temerari, insomma, eh, gli appassionati sono, sono venuti hanno apprezzato eh, questo prodotto che insomma. è... Eh, Fatto da diverse birre abruzzesi, di, come hai detto tu, sono tre birrifici che fanno insomma, un sacco di stili, un sacco di, eh, di varietà e quindi insomma, positivo senz'altro. Ed ora la eh, pagina dello sport, molto ampia come sempre di eh, lunedì, parliamo subito di Serie B e eh, di Pescara con la gara di ieri del, del Duca che ha chiuso di fatto la settima giornata, una eh, sconfitta cocente per i biancazzurri che hanno giocato molto bene per un'ora, hanno anche centrato il vantaggio con eh, la Padula, ma poi hanno subito il ritorno della mh, squadra eh, Ascolana che si è imposta con le reti di eh, Perez Giorgi e di Petagna. Nei minuti di recupero riviviamo le fasi salienti della partita nel servizio di Paolo Renzetti, poi le interviste di Enrico Rocchi agli allenatori Oddo e Petrone. Il Del Duca si conferma un campo stregato per il Pescara che gioca bene, domina a tratti, passa in vantaggio con il solito Lapadula ma poi crolla nel finale perdendo una gara per certi versi incredibile. Il derby in terra Picena ha detto che questa squadra continua a giocare bene ma confermando anche di avere grossi problemi in attacco dove se non segna l'ex attaccante del Teramo sono dolori. Peccato anche per i 1500 tifosi biancazzurri arrivati in terra marchigiana con altre aspettative dopo la vittoria sul Cagliari. L'avvio di Marca Abruzzese al quinto caprà richiama il miracolo là Passa un minuto e Cocco da 18 metri mette di un soffio al lato. All'undicesimo Giorgi tira dalla distanza con Fiorillo che para. Più Pescara che Ascoli nella prima parte di gara con i biancazzurri per l'occasione in maglia rossa piuttosto Spreconi in avanti. Dopo qualche minuto di pressione marchi al venticinquesimo c'è una punizione per il Pescara con Gianluca Lapadula che prova il bersaglio grosso dai 35 metri mandando la palla sopra la traversa. Lascoli è macchinoso, ma al 34esimo una buona opportunità con l'ex bolognese Cacia, che però non riesce a concludere, permettendo alla difesa biancazzurra di rinviare il pallone. Il finale di tempo vede al 43esimo un colpo di testa alto una buona posizione di Cacia. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 in campo e con maggiore equilibrio rispetto all'inizio di partita. Lascoli ci crede, ma al diciottesimo la Padula realizza il gol del vantaggio andando a festeggiare sotto la curva dove ci sono i tifosi del Pescara. Per l'ex Teramano è un gol che vale tantissimo dopo quanto accaduto in estate. Il Pescara cerca di approfittare degli spazi lasciati dai bianconeri, ma al 25° è Perez ad approfittare di una bambola della difesa bianca segnando il gol del pareggio. Gli ospiti pagano la poca cattiveria in avanti e si ritrovano così ancora a ricominciare ad attaccare senza costrutto. Oddo cabbia ancora e manda in campo Mitriz, ma il del Duca è stregato e così al 38 Giorgi con un tiro sporco deviato da Crescenzi segna il gol del 2-1. Il finale è ancora più amaro con il del Duca che si conferma uno stadio maledetto visto che al 94 Fornasier va a commettere fallo su Petagna in area regalando il penalty al giocatore di Scuola Milan che trasforma il tiro dal dischetto rendendo ancora più amaro il finale. Per il Pescara è una sconfitta immeritata ma che deve far riflettere perché se si gioca bene e si perde 3-1 evidentemente c'è qualcosa che non funziona. L'augurio è che il capo con i bianconeri possa servire di lezione in vista della gara di sabato prossimo a Trapani. Forse la, la miglior partita fino al gol, e poi abbiamo sofferto un la loro fisicità, le loro palle lunghe, le loro spizzate, e abbiamo sofferto i tre tiri in porta che ci hanno fatto. E purtroppo siamo stati polli, colpa nostra e niente, bisogna lavorare e migliorare. Dove ci dobbiamo essere più altruisti? Ovviamente è un discorso di gruppo oppure c'è qualche reparto indicato? No, ci sono state 3-4 circostanze, 3-4 contropiedi in cui. Se lo fossimo stati avremmo fatto, svolto meglio le, le azioni offensive, che poi non si sono concretizzate, avremmo potuto fare più gol. E' amareggiato soprattutto per aver perso ad Ascoli davanti ai 2.000 tifosi, per aver buttato l'ennesima occasione, oppure per questo calo finale che c'è stato? Ma no, ma sono, sono amareggiato perché, perché, diciamola tutta, saremmo potuti stare primi in classifica e invece siamo lì a metà classifica. Eh, perché è così? Perché ci facciamo male da soli e sotto questo punto di vista dobbiamo, dobbiamo, è un peccato. Quando perdi e gli altri meritano, mh, pieghi la testa e torni a casa, ma quando perdi così eh, se, ne esci veramente amareggiato. Oh, io volevo fare i complimenti a Pescara perché è una, una squadra importante, di grande qualità. E sapevamo del loro atteggiamento che venivano a prenderci arti perché venivano a farci pressing nella nostra metà campo da subito perché è un atteggiamento che hanno avuto anche nelle partite precedenti. E dovevamo essere pazientosi, dovevamo avere un po' più coraggio di uscire per la piede da basso il primo tempo, però poi sapevamo che il secondo tempo uscivamo fuori e i ragazzi sotto questo aspetto qua i nostri sono stati eccezionali perché ci hanno creduto fino alla fine e credo che nell'arco di 95 minuti sia stata una vittoria meritata. In cosa siete stati premiati, oltre al fatto di crederci sempre, oltre alla determinazione, anche nel fatto di saper reagire, no? Loro hanno speso tantissimo il primo tempo e abbiamo trovato poi gli spazi eh, delle nostre giocate dal basso, il fraseggio che ci è mancato il primo tempo, l'abbiamo trovato nell'arco della, della partita. È una squadra la nostra che è in crescita, in crescita anche sotto questo aspetto perché questa partita col Cesena nelle stesse situazioni l'abbiamo persa. E invece stasera la squadra ha dato proprio un segnale di maturità di aver lavorato su quegli episodi e, ed aver tramutato quelle, quelle situazioni negative in positive e, e questo è un, per noi un ottimo segnale Ed ora la Virtus Lanciano Virtus che si è subito ritrovata quest'oggi agli ordini del tecnico Roberto D'Aversa per preparare il match di sabato alle ore 15 al Biondi contro il Como, una eh, Virtus che eh, si è allenata con una seduta di scarico per coloro che hanno giocato eh, ieri a Bari. Mh, mentre ha continuato a svolgere lavoro eh, personalizzato, l'attaccante eh, piccolo che sarà eh, valutato di giorno in giorno circa eventuali miglioramenti della sua condizione in merito all'infortunio muscolare che ha riportato due settimane fa. Da valutare anche l'entità dell'infortunio subito dall'attaccante Padovan proprio nel corso della partita di ieri e proprio con il servizio di Alessio Gian Cristoforo riviviamo le azioni principali del match del San Nicola. Continua la maledizione del San Nicola di Bari per la Virtus Lanciano che perde 1-0 contro la squadra di Davide Nicola. Non giocano male i rossoneri ma la stitichezza sottoporta la troppa prevedibilità della manovra e alcuni avvicendamenti tardivi come quello di Lanini limitano i Frentani. Da Versa manda in campo un 4-3-3 che ben presto si tramuta in un 4-4-2 con Ze Edoardo a supporto dell'avanzato Ferrari. Il Bari non è e non fa nulla di trascendente ma la qualità dei singoli a disposizione di Nicola farà la differenza al novantesimo la stragrande percentuale delle conclusioni del Bari sono tutte dalla distanza la prima è di Maniero al terzo al quarto invece il turno di Valiani ma la prima vera occasione della contesa è per la Virtus minuto 8 corner di Mammarella per la testa di Puccino che non inquadra lo specchio al 34% il vantaggio del Bari palla per Maniero che è bloccato e può solo passare la palla a Valiani che non trova ostacolo alcuno, riceve palla e dal limite dell'area di destro disegna una traiettoria perfetta che non lascia scampo a Casadei alla Virtus Lanciano. A lamentarsi al 37 il Lanciano per un intervento che lascia più di un dubbio su Ferrari, ma anche in questa circostanza il fischietto Marini lascia scorrere sul finire di prima frazione di gioco. È ancora pericoloso il Bari con Rosina che approfitta dello sbilanciamento dei rossoneri, ma la traiettoria dell'attaccante barese non inquadra. Lo specchio nella ripresa è Più Bari subito padrone di casa pericolosi su corner con Casadei che interviene in due tempi, poi è il turno di Maniero all'undicesimo che impegna in corner lo stesso Casadei iniziano i cambi fuori Ferrari palesemente contrariato dalla sostituzione al suo posto Padovan ma è ancora il Bari a rendersi pericoloso cross di Rosina in area di rigore per De Luca sul quale si immola Aquilanti altri avvicendamenti per il Bari è il turno di Sansone per De Luca per il Lanciano dentro Crecco fuori di Cecco e al 32 fuori di Francesco dentro Lanini proprio Lanini, nonostante 15 minuti complessivi in campo, si dimostrerà uno dei più attivi. L Esterno scuola Juve inventa un cross al centro dell'area che non viene agganciato da Padovan. Mammarella telecomanda una serie di palloni in area di rigore potenzialmente pericolosi, ma non vengono sfruttati come dovrebbero. Poi l'ultimo acuto della contesa è la punizione di Mammarella che dà l'illusione del gol, una illusione in realtà che rimane tale e sembra ormai cronicizzarsi in casa Virtus a secco da quattro gare su questo aspetto deve lavorare certamente Roberto D'Aversa magari provando anche altre soluzioni come l'innesto di Elio De Silvestro e dando più fiducia ad Eric Lanini in attesa che Piccolo e Marilungo tornino a disposizione molto presto ed ora scendiamo in Lega Pro, parliamo di eh, l'Aquila, qualche tensione soprattutto in seno alla tifoseria dopo la sconfitta con il Savona, la quarta eh, consecutiva e eh, oggi è apparso uno striscione in città eh, contro la società. Uno striscione alle porte della città per invitare la società rossoblù a mettersi da parte. I Red Blue Eagles, assieme a tutti i tifosi dell'Aquila Calcio, hanno mal digerito la quarta sconfitta di fila dell'11 di Mister Perrone. E se è vero che la squadra non gioca male e ha raccolto meno di quanto meritato, è altrettanto vero che urge correre a ripari. Nella lista della squadra il DS e il tecnico hanno lasciato due spazi vuoti. Se necessario potrebbero quindi arrivare due giocatori. Il DS Battisti frena, al momento nessuna novità. Del resto nel mercato degli svincolati è anche difficile trovare ciò che potrebbe fare al caso dell'Aquila Calcio. E comprare, tanto per accontentare la piazza, potrebbe creare altri danni. Oggi ripresa degli allenamenti. Sabato di nuovo in campo fuori casa contro il tutto cuoio. Ora parliamo di eh, Teramo, intanto dicendo che la campagna abbonamenti si chiuderà eh, dopodomani, mercoledì eh, poco prima eh, della gara eh, contro il Pisa, la gara di recupero della seconda giornata che si giocherà eh, alle ore 15 allo stadio eh, Bonolis. Finora venduti 560 eh, abbonamenti, ma come detto c'è tempo fino al, ehm, alla tarda mattinata di mercoledì per eh, sottoscrivere eh, gli abbonamenti. Eh, Teramo che eh, prepara dunque il match con il eh, Pisa. Domani la seduta di rifinitura inizialmente fissata per la mattina eh, si svolgerà eh, in effetti alle ore eh, 15. C'è stato uno slittamento di orario eh, per la seduta di eh, rifinitura. Eh, andiamo ad ascoltare ora i due giocatori del momento in casa biancorosso, ovvero gli attaccanti eh, Petrella e Moreo che hanno firmato il 3-0 sulla Lupa Roma. Ma sicuramente è una bella esperienza, una grande partita, ma soprattutto perché veniva dopo due, risultati, due, due sconfitte. Quindi diciamo, fa doppiamente piacere questa vittoria, ma so, soprattutto i due gol e la vittoria perché era fondamentale portare a casa i tre punti. Adesso il Pisa. Il Pisa, mercoledì un'altra grande partita, speriamo comunque di mantenere l'attenzione giusta e di prepararla per, per il verso giusto. Senti, adesso quel Teramo ha vinto due partite, due partite in casa, ne avrà un'altra in casa contro il Pisa, ma cosa ci vuole per questa squadra per cominciare a fare punti in trasferta? Ma in trasferta non è che comunque mancano solo i punti alla fine, perché le prestazioni ci sono sempre state, a tutto cuoio abbiamo preso un grandissimo gol da parte dell'avversario e comunque abbiamo avuto le nostre occasioni. E ad Ancona un errore che chiaramente fa parte del gioco e quindi diciamo sono stati quei due o tre punti che ci sono mancati, però comunque l'atteggiamento è quello giusto, sempre voglia di giocare a palla e di, di fare grandi prestazioni. Primo gol? Ah, sì, sì. No, no, sono contentissimo per il primo gol ma soprattutto per questa vittoria che abbiamo portato a casa perché dopo queste due sconfitte ci voleva proprio, soprattutto anche togliere questi punti di penalizzazione. Ma Moreo con chi si trova meglio in attacco? Beh, diciamo, mi trovo bene con, con tutti quanti perché comunque è solo da due tre settimane che ci lavoro insieme però sto vedendo che con Mirko c'è già più feeling. Di feeling sì. Beh, sotto l'aspetto fisico eh, sì, possiamo migliorare certamente, però a livello fisico siamo già a buon punto. A livello mentale adesso dobbiamo continuare a fare ottime prestazioni e poi il morale comunque si alzerà e diventerà tutto più, più facile. Prima di chiudere uno sguardo al campionato di serie D Girone F. Oggi eh, c'è stato il posticipo del Del Duca di Ascoli tra eh, Monticelli e Avezzano. La gara si è giocata alle 15, non si è giocata ieri perché il Del Duca era impegnato per il match di serie B tra Ascoli e eh, Pescara. Lo vedete, l'Avezzano eh, ha compiuto una piccola impresa perché ha vinto 2-1, era un confronto tra eh, neopromosse, ma il Monticelli eh, è una squadra mh, tuttora di alta classifica classifica la Vezzano eh, si è imposto 2-1 eh, le reti decisive a cavallo della mezz'ora del primo tempo con Bisegna e il solito eh, Di Massimo nella ripresa dopo che il Monticelli è rimasto in 10 eh, la squadra marchigiana ha accorciato le distanze con figliaggi a eh, 10 minuti dalla fine ma eh, la Vezzano ha portato a casa i 3 punti e eh, la classifica è dunque è la seguente il Monticelli resta eh, da solo al terzo posto dietro la coppia di testa composta da Fane e San Benedettese Monticelli che ha 13 punti la Vezzano invece è al quinto posto a quota 11 a Fianca Lisernia ed è ad un passo dai cugini abruzzesi del San Nicolò. Ed è veramente tutto per questa edizione del TG6 che torna domani con la prima delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.